Ben ritrovati amici di FantaWorld, 25esima giornata del salotto del Fantacalcio, una giornata che si apre di venerdì e si chiude col posticipo domenicale. Saluto i miei ospiti, ciao ragazzi, salvo. Ben trovati. Partiamo subito quindi con la Juventus che ospita il Palermo allo Stadium. Salvo, fiducia più a Rugani o ad Alexandro? E poi dimmi anche se Buffon potrà uscire con l'imbattibilità. Insomma, il Palermo non influenzerà più di tanto la Juve allo Stadium, quindi con la difesa della Juve andiamo sul sicuro, con Buffon assolutamente sì. Occhio al turnover Champions, quindi non si sa quali saranno le scelte di Allegri, potete comunque aspettare le ultime formazioni, esatto. Perché giocherà di venerdì. Comunque su Alexandro e Rugani andate sul sicuro, perché entrambi faranno bene. Claudio, due tra l'ex Dybala, Higuain, Piazza e Cuadrado, praticamente i quattro tenori là. Secondo me si possono mettere tutti a quattro, compreso anche Piazza, che anche se entra subentrante potrebbe fare bene, però due su tutti, ovviamente i soliti Higuain e Dybala. Salvo, invece i bonus per i rosanero da chi potrebbero arrivare? Più che bonus andremo alla ricerca del 6 nel Palermo, quindi io opterei per la tattica di mettere i giocatori subentranti. Magari entra, che ne so, un giocatore stile Gazzi, così a partita in corsa, risultato già acquisito, e lui prende 6. Esatto. Questa è una buona tattica, se avete giocatori del Palermo. Atalanta-Crotone, sabato alle 18, l'altro anticipo di questa giornata. Salvo, da entrambe le parti in difesa chi prendi? Possiamo prendere nell'Atalanta sicuramente Conti, sta facendo molto bene, idem Masiello e Caldara, sono giocatori assolutamente consigliati. Nel Crotone la presenza è il solito Ferrari là da sempre, ma meglio l'Atalanta. Claudio, dal Papu Gomez ci si può aspettare ancora bonus? Beh sì, per ora il Papu Gomez è imprescindibile, non si può tenere fuori, quindi assolutamente da confermare, così come tutto il centrocampo della squadra bergamasca. Mentre per quanto riguarda l'attacco, sempre tu, Falcinelli può colpire in trasferta o preferisci il solito Petagna? Meglio Petagna. Falcinelli sta facendo anche lui bene, diciamo, in certe partite può colpire, però io vedo meglio l'Atalanta questa partita. Sabato alle 20.45 al Castellani si affrontano Empoli e Lazio. Claudio, sempre tu, nei loro ruoli, due come Tefrai in difesa, Immobile in attacco, vanno schierati sempre? Beh sì, loro due assolutamente sì, sono il perno dell'attacco e della difesa rispettivamente. Quindi vanno benissimo entrambi. Salvo, invece un paio di nomi buoni nell'Empoli, chi ti senti di consigliare? Vedo la Lazio ovviamente favorita, ma nell'Empoli, se poi volete scommettere su qualcuno, insomma il Kadduri, questo è stato un buon nome, sì. Viene da due buone partite, non ha portato bonus, questa volta chissà, si può puntare. Claudio, invece il centrocampo laziale è da confermare in blocco? Sì, anche loro possono fare bene, quindi sia Milinkovic, Savic, Parolo, Biglia, ma anche Anderson, che è il classic centrocampista. Occhio anche all'Ulucci, che tra l'altro potrebbe giocare nel Fidenze. Alle 12.30 il launch match tra Bologna ed Inter. Claudio, sempre tu, torna Perisic dopo aver scontato soltanto un turno di squalifica, è da schierare o preferisci l'altro esterno del Bologna, ad esempio Krejci? Perisic sicuramente è da schierare. Finalmente ritorna in casa nerazzurra, ma anche Krejci può essere una sorpresa, sì, cioè sì, tipo, sì. Per chi no lo può mettere, se non è di meglio. Salvo, per quanto riguarda la difesa nerazzurra, Miranda e Murillo sono da mettere entrambi? Secondo me l'Inter potrà avere vita facile in difesa, anche perché nel Bologna non ci sarà destro, esatto. Quindi molto decimata la squadra di casa. Andrei sicuramente con Miranda, Murillo e D'Ambrosio, scelte sagge per questa giornata, così come Andanovic. A proposito di Handanovic, che secondo te quindi è imbattuto, suppongo? Credo di sì. E ti chiedo anche, Eder può andare ancora in gol? Contro la difesa del Bologna, anch'essa decimata. Prima del ritorno di Cardi, secondo me Eder un altro più lo può regalare, infatti. Insieme a Perisic. Sì, vedo bene Eder. Alle ore 15 di domenica, Chievo-Napoli. Claudio, consiglieresti tutta la retroguardia napoletana anche dopo le fatiche di Champions? Sì, ci sono le fatiche di Champions, però sono giocatori che si devono confermare. Magari uno che si può tenere fuori è Isai, che non porta grandissimi voti, a parte la solita sufficienza, qualche volta. Ma se avete di meglio potete scegliere altri. Salvo, da entrambe le parti a centrocampo chi prendi? A Napoli ovviamente Amsic e Zielinski, come sempre. Nel Chievo invece, se volete azzardare qualcosa, un Bissa o anche un Castro, si possono tentare. I soliti due, diciamo, sì. da mettere. Claudio, in attacco ti affidi al solito tridente leggero di Sarri o credi dopo la tripletta magari in un inglese? In inglese ci si può credere, può colpire, sono partite in cui potrebbe esaltarsi. Mentre, sì, vabbè, l'attacco del Napoli anche questo è da confermare, in partite come queste non si possono tenere fuori. Spostiamoci all'Adriatico di Pescara dell'ormai ex tecnico Oddo. Salvo, Zampano o Izzo? Il Genoa secondo me può dire la sua in questa gara,
pescare veramente allo sbando più totale. Izzo va bene, così come Burdisso. Mentre nel Pescara l'unico nome è Zampano, come detto, ma soltanto da ultimissimi slot, purtroppo. Sempre tu, a centrocampo invece il bonus chi li può portare? Vedo bene Rigoni nel Genoa, mi piace molto, così come l'Axalt. Nel Pescara invece Ben Ali qualcosa la sta facendo ultimamente, 12 e mezzo col Torino. Esatto. Magari si può continuare sulla scia dell'onda. Claudio, in attacco invece Caprari e Simeone si possono mettere entrambi? Io sicuramente mi affiderei di più a Simeone. Caprari la mancherei come ultimo slot. È un giocatore che soprattutto quando tira i rigori non dà il meglio di sé, fa disperare molti pantallenatori, quindi non rischiamo. Sampdoria Cagliari, sempre domenica alle ore 15. Claudio, sempre tu, due domande in una. Viviano imbattuto e poi chi preferisci tra Silvestre e Bruno Alves? Io in questa partita vedo meglio la Samp, quindi sì, Viviano potrebbe avere l'occasione di essere imbattuto. Tra i due difensori meglio Silvestre, e tra l'altro sta facendo molto bene. Salvo, a centrocampo, Torreira oppure Di Gennaro? Ho previsto Torreira, e insieme a lui anche i suoi compagni in reparto, Linetti e Fratt, mi piacciono molto. È una scommessa può essere Djurcic. È entrato bene le ultime due partite, portando 7-7, quindi potremmo metterlo anche adesso, meglio di quelli del Cagliari. Claudio, sempre tu in attacco, Muriel oppure Borriello? Per lo stesso motivo di prima, che vedo meglio la Sampdoria, meglio Muriel, assolutamente. E di solito il Cagliari fa partita per questo. Udinese Sassuolo, alla Dacia Arena, Salvo, tra i due portieri, Carnesis o Consigli? Entrambi possono prendere gol, ma tra i due preferisco Carnezzi, sia per il fattore casa, sia perché la difesa mi sembra più compatta, quella bianconera. Sì. Sempre tu, un gioco di coppie che riguarda difesa e centrocampo, Danilo e Fofana tra i bianconeri oppure tra i neroverdi Acerbi e Duncan? Allora, Danilo io lo prenderei, e anche Acerbi. Secondo me possono essere due buoni nomi per quanto riguarda la difesa. A centrocampo occhio a Fofana, che forse riposa, sì. Quindi preferisco un Yanto, o magari la scommessa a Baudu per questa giornata. Non è male. Claudio, sono nomi da bonus Berardi, Zapata e Matri? Secondo me si possono mettere tutte e tre, anche se vedo leggermente favorito l'Udinese. Sarà una partita a viso aperto, secondo me. Sì. Quindi tutte e tre possono fare bene, soprattutto fra i tre quello più in forma è Matri. Sta vivendo, diciamo, un momento magico per lui. Zapata anche lui può fare bene, e Berardi può essere la sorpresa. Sì. Alle ore 18 all'Olimpico la Roma affronta il Torino. Salvo, ti chiedo, l'ex Iago Falchi può colpire o preferisci comunque gli avanti della Roma? Allora, la partita è difficile per il Toro sicuramente, ma Iago da centrocampista secondo me si deve mettere sempre, perché gioca in un tridente molto qualitativo, quindi... Un classico non fa male. Assolutamente no, il Toro magari un gol lo può fare, chi lo sa, può farlo Iago. Claudio, in difesa invece conferme sia per Fazio sia per l'altro ex a parte invertita, Bruno Perez. Fazio sicuramente, è un difensore che sta stupendo in questo campionato, porta buonissimi voti. Bruno Perez un po' meno, però in queste partite tra l'altro appunto l'ex, quindi sì, ti commetto. Sempre tu, in zona bonus, chi preferisci tra Benassi, Nainggolan e De Rossi? I due giocatori della Roma, soprattutto Nainggolan, che è in uno stato mostruoso di forma. Benassi si potrebbe anche evitare per questa partita, potrebbe soffrire molto il centrocampo della Roma. La 25esima giornata si chiude a San Siro con il posticipo tra Milan e Fiorentina. Salvo, a centrocampo, oltre credo il solito Suso, chi prenderesti? A Suso sicuramente, è solo lui nel Milan secondo me. Bernardeschi è squalificato nella Fiorentina, quindi possiamo tentare la scommessa Teglio, magari. È il solito Vesino che la prestazione la fa sempre. Claudio, in difesa potranno fare bene sia Paletta, per quanto riguarda il Milan, che Astori? Sì, secondo me entrambi possono fare bene. Paletta è, diciamo, il perno della difesa milanista, mentre Astori per quanto riguarda la Fiorentina. Anche questa sarà una bella partita, combattuta, quindi entrambi si possono schierare. Passiamo invece ai gol. I possibili più tre, Salvo, possono arrivare sia da De Lofeo che da Cali? A Di De Lofeo aspettatevi un'ottima prestazione. Ma non caterbe di gol, è un giocatore che tornerà sull'esterno d'attacco, esatto. Quindi ruolo a lui più congeniale, però non molto incisivo in zona più 3. Preferisco Kalinic a questo punto di vista. Assolutamente. Finisce qui quindi il nostro appuntamento con la 25esima giornata del Salotto del Fantacalcio. Vi ricordo di condividere e mettere mi piace al video e di commentare anche ovviamente sotto il video. E inoltre vi ricordo di dare un'occhiata alla pagina Fantacalcio Mercato per ulteriori notizie e probabili formazioni. Io saluto i miei ospiti, Claudio. Alla prossima, ciao ragazzi. Alla prossima, un saluto da Fantaworld.